Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Vi piace quest'opera d'arte? È un quadro, però è un quadro elettrico. Allora, perché ho realizzato questo quadretto elettrico? Perché lo utilizzerò per fare dei test su dei multimetri, eccetera. E ho fatto, come vedete, alcune cose particolari che adesso nel video capirete a cosa servono. Io prima utilizzavo questo, che come vedete è un accrocco simpatico, ma effettivamente poco professionale, poco sicuro, e insomma andava sostituito assolutamente. Poi, come vedete, qua in questo mammut ci sono anche dei segni di alcuni errori che ho commesso, quindi il salvavita era fondamentale. La realizzazione è molto semplice, quindi mi piace condividerlo con voi. Io non sono del mestiere, quindi è semplicemente una condivisione, non voglio insegnare nulla a nessuno. Vi vedrete utilizzare tra l'altro dell'attrezzatura che durante i lavori di elettricità, anche semplicemente per sostituire una spina, fare una riparazione su un elettrodomestico, eccetera. Questi tipi di utensili ritornano molto molto utili e vi lascerò tutti i link di tutto quello che mi vedrete utilizzare, perché sono veramente dei prodotti che in casa non dovrebbero mancare mai. Ma ci tengo a precisare che quando si lavora con la corrente elettrica si deve essere consapevoli di quello che si fa, altrimenti ci si può fare male. Non mettete mai le mani dove non sapete quello che dovete fare, perché rischiate con la corrente elettrica di prendere la scossa e non è una cosa piacevole. Quindi io la metto sul bancone, vi faccio vedere quello che ho realizzato, ma voi, se avete bisogno e non sapete quello che dovete fare, chiamate un elettricista. Adesso mettiamolo sul bancone e osserviamolo. Ma prima di iniziare con questa installazione è giusto che io vi avvisi. Io non sono un elettricista, non sono del settore, semplicemente quello che faccio mi appassiona e ho il piacere di condividerlo con voi. Semplicemente, appunto, voglio farvi vedere come realizzo questo quadretto. Vi lascerò comunque dei link, non solo di quello che vedrete, ma di tanto altro, anche degli stessi prodotti, ma di marchi differenti. Allora, iniziamo spellando. Prima vi faccio vedere, metto a favore di camera, come vedete qua all'interno c'è una piccola lama e il cavo scorrendo al suo interno ovviamente verrà diviso in due. Ok, in questo modo voi non riuscite adesso a vederlo, ma se io lo piego, guardate, abbiamo questo taglio che non va ad interessare i cavi all'interno, ma semplicemente mi permette di dividerlo con molta semplicità. Cominciamo quindi a spellare i cavi. E anche di questa e di strumenti simili vi lascerò altri link. Come primo elemento di questo impianto utilizzerò il salvavita, che mi farà direttamente sia da interruttore che appunto da salvavita. Sulla parte superiore abbiamo la scritta in, quindi ingresso, nella parte invece inferiore abbiamo la scritta out, quindi dobbiamo portare direttamente la corrente dalla parte alta. Dove c'è la N dobbiamo portare il neutro, quindi quello azzurro. Se avete dei morsetti da mettere sulla parte finale, ancora meglio. Altrimenti arrotolate il cavo in questo modo. E svitando queste viti, inserite il cavo al suo interno e poi stringendolo, ovviamente, lo fisserete. Il blu sarà il neutro, invece il marrone sarà la fase. Quindi il blu andrà sempre sulla N. Ovviamente in questo momento il cavo non è collegato all'alimentazione elettrica. Stiamo lavorando quindi fuori dalla rete e posso toccare i cavi senza problemi. Fate attenzione, non maneggiate mai i cavi assolutamente se sono collegati alla corrente elettrica, soprattutto se non è il vostro settore e se non sapete quello che state facendo, perché con la corrente elettrica non si gioca. Ok, una volta serrati per bene, abbiamo l'ingresso dalla parte alta e l'uscita dalla parte bassa che dobbiamo collegare. Prendiamo due pezzi di cavo, li spelliamo e cominciamo a fare tutti i vari ponticelli e i collegamenti. A questo punto abbiamo però il nero ed il blu, non più il marrone ed il blu. Il blu rimarrà sempre neutro e a questo punto la fase diventerà nera. Momentaneamente non fisserò gli elementi nella cassetta, ma li poggerò semplicemente affiancandoli. Passiamo quindi all'elemento successivo. Io ho deciso di mettere come elemento successivo questa presa asciugo. Va messa in questo modo, dopodiché va fissata anche questa su questa lamina in alluminio. Ovviamente, quando comprate una cassetta, assicuratevi che la misura sia adatta per il numero di elementi che dovete utilizzare. Io decido di fare passare i miei cavi nella parte posteriore della lamina in alluminio, ma potete farli passare anche dalla parte superiore. Essendo questo un quadro un po' diverso dal normale, perché mi serve per fare dei test, ovviamente vedrete delle cose che effettivamente non andrebbero fatte. Quindi il collegamento corretto sarebbe quello di inserire due cavetti nella parte bassa,
sempre il blu sulla N e il nero invece sulla fase, e da qui poi proseguire per distribuire tutta la corrente nello stesso modo agli altri elementi. Invece io farò una cosa un po' anomala, perché ho bisogno di far uscire dei cavi da questa parte, perché con dei vari tester poi dovrò fare delle misurazioni e quindi avrò bisogno di avere dei cavi scoperti che effettivamente sugli impianti normali non esistono. Quindi vedete questa cosa, ma voi non fatela. E allora, quindi ho fatto questo strano collegamento con questi cavi che fuoriescono e poi rientrano, perché io ho delle necessità particolari. Questo infatti è un quadretto che mi servirà, come ho detto poco fa, per testare degli strumenti. E spesso ho bisogno di testare delle pinze amperometriche oppure dei tester no contact voltage, e quindi i cavi devono essere messi in questo modo. Ma simuliamo che sia un'uscita che vada a dare alimentazione da qualche altra parte e poi ritorni dentro. E adesso passiamo quindi al montaggio della presa asciugo. Da questa parte abbiamo la scritta top, quindi va verso l'alto. Inserisco nell'adattatore, premo, a questo punto posso fare collegamenti. Metterò il nero nella parte alta, come vedete abbiamo due spazi, mi sono già preparato dei cavi appositi per poter fare ponticelli. Da questa parte abbiamo questo simbolo che sta a indicare la terra, quindi qua andrà il cavo giallo e verde. Da quest'altra parte invece metterò il cavo neutro e da quest'altra ancora il cavo di fase. Adesso passo ai collegamenti successivi. Ho deciso di mettere questo altro interruttore perché da questa parte dovrò mettere degli elementi che effettivamente non sono molto sicuri e che utilizzerò solamente in alcune circostanze. Di conseguenza, voglio interromperli e alimentarli solo quando necessario, sempre rispettando la stessa disposizione. Accorcerò leggermente i cavi in modo da avere la lunghezza necessaria e non avere tutte cose ingarbugliate all'interno del mio quadretto. Accorcerò su per giù a questa distanza. Anche per l'ultimo collegamento accorcerò i cavi alla lunghezza necessaria. Ovviamente anche il montaggio di questi morsetti deve rispettare un criterio, sia per quanto riguarda la fase, che sarà ripetuta sempre a destra, ma bisogna disporli anche in modo che la parte isolata sia sempre verso la sinistra. D'altra parte, se provassimo a unirli in questo modo, innanzitutto non riusciremmo perché avremmo delle sagomature che ci impediscono di farlo. E poi, comunque, se riuscissimo, sarebbe sicuramente un cortocircuito perché le parti scoperte sarebbero a contatto. Quindi vanno montati in questo modo. La sagomatura permette infatti di affiancarli solo così. Quindi proseguiamo, neutro a sinistra e fase a destra. Adesso posso affiancarli e metterli nel mio quadro. Ma ovviamente, come avete visto, questo cavo è rimasto in questo modo, non collegato alla corrente elettrica, perché la spina è da questa parte. Per praticare questo foro potete utilizzare o un trapano con una punta a gradini come questa, oppure potete semplicemente spingerlo essendo già sagomato, quindi vi sbrighereste, ma con la punta a gradini è anche più divertente. E vi lascerò anche il link della punta a gradini se vi piace per poterla acquistare, e anche un video in cui faccio un tutorial sul suo utilizzo. Come prima cosa prendiamo il dado, deve andare all'interno della cassettina, quindi lo facciamo scorrere lungo il nostro cavo, dopodiché lo facciamo fuoriuscire dal foro che abbiamo appena praticato. Adesso lo facciamo passare all'interno, avvitando dall'interno possiamo bloccarlo, dopodiché stringiamo anche l'ultimo elemento. Ok, adesso è completo. Non mi resta che mettere il coperchio, però come vedete
la misura non combacia. Ho la possibilità di rimuovere queste parti e quindi decidere in quale posizione far finire i vari elementi. Adesso ne avrò uno in più, devo decidere quale dei due rimuovere. Come vedete, in questo modo avrei questa parte coperta, quindi non riuscirei a utilizzare i morsetti. In quest'altro modo, se lo spostassi verso destra, sarebbe l'effetto opposto. Io decido di spostare tutto un po' verso destra, in questo modo. E a questo punto, quello che rimuoverò sarà l'ultimo. E questo è il mio quadretto completo, non resta che testarlo. Per quanto riguarda invece il collegamento della presa, l'importante è che il cavo giallo e verde sia sempre al centro. Per quanto riguarda il cavo neutro, in questo caso dovrò fare dei segni, perché altrimenti invertirei tutto, ma nel caso in cui si tratti di un quadretto che vada collegato poi alla rete, non dovrete collegare e scollegare più volte, quindi questo problema non si pone. Ok, non rimane quindi che testarlo. Collego l'alimentazione elettrica. Vediamo dove si trova la fase e vediamo se ho fatto tutto per bene. Ok, per quanto riguarda il salvavita, questo è il tasto per il test. In questo modo funziona perché si abbassa la levetta. Adesso facciamo un paio di prove, vediamo se effettivamente il resto del collegamento è funzionante. E cominciamo a fare le prime prove con questi tester, che tra l'altro vi lascerò il link nel primo commento e nella descrizione, perché sono davvero molto validi. Lo accendo. Accendo anche la luce, così potete vedere ancora meglio. Vi faccio vedere che la disposizione, come vi ho detto, il nero è la fase, il blu invece è il neutro, questa è la terra. Se io mi avvicino con questo, impostando la funzione, in questo caso mi indica esattamente dove si trova la fase. Mettiamo la sensibilità alta, in questo caso se mi avvicino da questa parte non mi indica la fase, da quest'altra parte invece, anche senza toccare, mi indica la fase. Quindi funziona e funziona bene. Ma se voglio una precisione maggiore, me ne vado di nuovo da questa parte, imposto la sensibilità più bassa. Se io tocco il cavo blu non ho alcun segnale, se tocco quello nero invece ho la fase. Quindi ho fatto questo collegamento in questo modo proprio perché quando testo questo tipo di strumenti ho la possibilità di dimostrarvi effettivamente che, pur essendo vicini, col nero suona e invece con questo no. Per fare altre prove, ad esempio, potrei utilizzare la misura dei volt, impostando sempre tramite questo selettore la misurazione specifica. Fate attenzione perché in questo caso abbiamo corrente continua, così invece corrente alternata, la corrente di casa è corrente alternata. Da quest'altra parte, come vedete, nei morsetti ho messo della colla a caldo, perché può succedere che inserisca negli stessi contatti, perché vi ricordo che quello di sinistra è neutro per entrambi i contatti, invece quello di destra è la fase, e avrei rischiato di collegarli in modo sbagliato. Quindi tappandone uno in alto e uno in basso di ognuno sono sicuro. E vi faccio vedere che in questo caso deve dare circa 230 volt, non sono mai 230 esatti, potrebbero essere 228, 235, insomma non sono mai perfetti. E come vedete mi dà 228 volt, quindi ci siamo. Funziona. Se io interrompo nuovamente si disconnette e quindi non mi dà più nessuna misurazione. Facciamo la prova anche con questo. Questo è un cercafase, sempre della GVDA. Apriamo di nuovo. In questo caso mi dà semplicemente un segnale sonoro, ma se lo metto da quest'altra parte diventa di colore rosso e mi avvisa. Se premo voltage mi dice quanti volt ci sono. 205, in questo caso non è molto preciso perché non ci sono i due collegamenti, però come vedete riesce comunque a darmi la possibilità di utilizzarlo appunto come cercafase, sia con che senza contatto, perché se lo avvicino qua mi dà comunque la possibilità di misurare, se lo avvicino qua invece non mi dà alcun segnale. E tra l'altro questo funziona pure con le batterie in corrente continua. Prendo una batteria, vi faccio vedere un particolare. Se io tocco il positivo e tocco contemporaneamente con il dito, in questo modo non mi dà alcun segnale, ma se premo questo mi dà la possibilità di misurare la corrente continua. Quindi fa la cercafase per la corrente continua, non l'avevo mai visti prima. Ora facciamo la prova alimentando questo ferro da stiro e utilizziamolo come l'ho progettato io, quindi per vedere se funziona questa parte con una pinza amperometrica.
dovendo prendere solo un cavo, come vedete, riesco a prendere esattamente il consumo che abbiamo in questo momento del ferro da stiro mentre si sta riscaldando. Se invece io volessi prendere lo stesso tipo di misurazione che adesso abbiamo sul display prendendo tutti i cavi, non avrei assolutamente un risultato, come vedete si azzera perché si annullano a vicenda. Invece in questo modo la possibilità di lavorare un cavo per volta e quindi fare la misurazione nel modo corretto, anche se in realtà sono un po' corti e forse dovrei allungarli un poco. Però come quadretto elettrico mi piace tanto e mi dà la possibilità appunto di fare le varie misurazioni, sia per quanto riguarda l'utilizzo di alcuni dispositivi che vanno alimentati a corrente elettrica, per quanto riguarda la possibilità di misurare la corrente sia per gli hertz eccetera, e la possibilità di utilizzare appunto la pinza amperometrica. Decisamente rispetto a quello che utilizzavo prima lo ritengo un pochettino più professionale anche più bello da vedere. Questo però non lo butto, mi fa simpatia, mi è stato utile per tanto tempo. Questo invece, ragazzi, a me piace tantissimo e sicuramente è molto più sicuro. Vi è piaciuto? Fatemi sapere nei commenti. Non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace cliccando sul pollicione qua giù, pollicione lì in su. Cliccate anche sulla campanella per attivare le notifiche. Ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!